Segui il podcast di Easy Pharma, la migliore farmacia online, e scopri le cause, le patologie, le cure, i consigli medici dei nostri farmacisti. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Sofia della farmacia Longo. Oggi vi parlerò delle onicomicosi. Quando le nostre unghie si presentano particolarmente fragili, più spesse del solito, con piccole deformazioni o di un colore diverso dal normale, dobbiamo prestare particolare attenzione a queste avvisaglie. Infatti, alterazioni visibili del colore o della consistenza potrebbero nascondere infezioni o un principio di onicomicosi. Anche le unghie di mani e piedi possono ammalarsi e rivelare lo stato di salute di una persona. Suggerisce il nome stesso, le micosi delle unghie sono infezioni che sono dovute a prevalentemente dei funghi e spesso sono sottovalutate. Questa patologia dell'unghia, infatti, andrebbe presa molto seriamente e curata in maniera opportuna. I funghi generalmente non sono in grado di aggredire l'organismo perché sono tenuti a bada dal sistema immunitario. Tuttavia, in presenza di condizioni favorevoli, possono prendere sopravvento e provocare delle infezioni. Tra i fattori di rischio che caratterizzano le micosi ungueali troviamo ad esempio calze e scarpe che impediscono la traspirazione e non assorbono il sudore, oppure camminare scalzi in ambienti pubblici umidi come le piscine, le palestre, gli spogliatoi e le docce, oppure una scarsa e cattiva igiene del piede e anche disturbi a carico del sistema immunitario. Esistono numerosi segnali che indicano la presenza di un'onicomicosi, in particolare la perdita del colore naturale dell'unghia che diventa bianca, nera o gialla, l'ispessimento della lamina, la perdita della forma naturale dell'unghia che diventa difficile da tagliare, dolore e fastidio soprattutto in caso di pressione e anche fragilità e friabilità. I tempi di rigenerazione di un'unghia possono essere molto lunghi. La durata del trattamento infatti dipende dai tempi di ricrescita dell'unghia stessa e dall'entità dell'infezione. Una micosi alle unghie può essere difficile da curare e spesso tende a ripresentarsi. Fortunatamente sono disponibili farmaci che contribuiscono a debellarla, sia da automedicazione come soluzioni ungueali, detergenti o spray, che dietro prescrizione medica nei casi più seri. Prima di incappare in questa fastidiosa patologia, però, è possibile attuare piccoli accorgimenti di natura preventiva. Infatti è raccomandabile asciugare con cura mani, piedi e lo spazio tra le dita, non camminare scalzi in ambienti comuni umidi, prediligere calze in fibra naturale come il cotone, alternare appena possibile le scarpe chiuse con i sandali ed evitare di strappare le cuticole e non utilizzare prodotti aggressivi per le unghie. Per saperne di più e ricevere maggiori chiarimenti potete andare online e trovarci sul sito internet easypharma.it o venire direttamente in farmacia Piazza Vittorio Emanuele II numero 46 a Roma. Io vi saluto e vi raccomando di continuare a seguirci. Un saluto, a presto!